ci dice lo Spirito Santo nel libro dei Proverbi: figlio, vuoi pregare? Preparati alla preghiera. La preghiera esige preparazione, altrimenti noi che abbiamo già appreso come pregare, prenderemo una formula di preghiera, le metteremo queste formule una accanto alle altre e fabbrichiamo una preghiera. Diamo una bella forma alla preghiera, ci mettiamo un poco di musica, di canto, un po' di entusiasmo e la preghiera è bella e fatta. Sono le preghiere prefabbricate che non giovano a nulla se non ad ingannare noi stessi. Ed è il frutto che si vede, cioè quando prima della preghiera noi siamo svagati, o quando dopo la preghiera siamo quelli di prima, segna che la preghiera non ha inciso niente e non si è preparati, la preghiera non ha fatto effetto, la preghiera è come se non fosse stata. Mentre è detto che è la preghiera che aggancia la vita, c'è da pensare che dopo 20 anni di preghiera dovremmo essere nelle altezze dei cieli, agli ultimi gradi della vita unitiva, perché la preghiera aggancia la vita, unisce a Dio. Invece constatiamo, cominciando da me, che questo non succede. Segna allora che la preghiera non è piena, cioè c'è una forma di preghiera, ma dentro c'è poca preghiera, perché la preghiera, soprattutto quella fatta dallo Spirito, trasforma la vita. E dei frutti che noi conosciamo, e se la preghiera non produce frutti, segno che non preghiamo bene. Alle volte una preghiera è stentata, una preghiera rotta può essere molto migliore di una preghiera ben fatta, quando è autentica. Quando cioè è Dio che ce la dona e noi lo riceviamo nell'animo nostro con umiltà. E allora come prepararci alla preghiera? Se lo dice lo Spirito, preparati alla preghiera. Quando tu vai a tavola cosa fai? Ti lavi le mani, siedi, svolgi il tovagliolo, prepari un po', ti prepari un po' a mangiare. E così anche la prima cosa che dobbiamo fare è lavarci le mani. È un uso antico questo, sapete? Lo usano gli arabi, i musulmani, prima di entrare nel tempio a pregare si lavano le mani. Anche nell'uso cristiano c'è. L'abbiamo preso dagli ebrei e fino a qualche tempo fa si usava sempre. Il sacerdote faceva il lavabo. Se ricordate bene, in tutte le chiese c'era il lavabo nelle sacrestie, il sacerdote si lavava le mani, era il segno della purificazione interiore. E poi dopo la messa si lavava di nuovo le mani per rientrare nel mondo profano. A San Francesco c'era questo lavabo
e c'era scritto sopra sul marmo post missam, dopo la messa, cioè il sacerdote dopo la messa si lavava le mani, cioè si dissacrava, rientrava nel profano. Prima della messa si lavava per entrare nel sacro. Erano segni, ma anche usi che agganciavano il nostro mondo interiore. Adesso non c'è né lavabo, né prima né dopo. E sono i segni dei tempi che incidono anche nel tenore della preghiera. Così anche noi dovremmo lavarci prima di pregare, purificarci interiormente. Ricordo che nei primissimi tempi il primo atto che facevamo era quello della purificazione, era brevissimo. Come del resto ancora si usa nella liturgia, nella messa, come si usa nel compieta, alla fine della messa, confesso a Dio onnipotente, ecco qua, ci si confessa davanti a Dio, si ha l'assoluzione dei peccati, anticamente era il sacerdote che si confessava davanti a tutto il popolo e il popolo lo assolveva. Poi era il popolo che si confessava e il sacerdote che assolveva. E poi si cominciava con gloria, ecco, l'inno al Signore. E poi le letture, la parola di Dio, eccetera. Così anche al termine della liturgia che compieta, noi ci prepariamo domandando perdono al Signore dei nostri peccati. Per cui questo atteggiamento interiore ci vuole, cioè lavarci prima della preghiera, anche che noi non indulgiamo a questo momento penitenziale, perché diciamo che il canto purifica bene, però dobbiamo ricordarci di purificarci col canto. Anche che noi vogliamo cantare, cantiamo pure, però questo momento primo del canto deve essere un allontanamento di tutte le altre cose, un raccoglierci dentro di noi, un situarci davanti a Dio, polarizzarci davanti a Lui nella purezza del cuore. Tante volte questo ci sfugge, però è bene che noi lo ribadiamo. Ci vuole questa preparazione, purificarci, anche attraverso il canto, cioè allontanarci da tutto e da tutti. Diceva Gesù, quando preghi il Padre tuo nel segreto, entra in camera tua, chiudi la porta e lì in ginocchio o in piedi come vuoi prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti esaudirà. Dunque chiudere le porte, che significa chiudere le porte, riconcentrarci in noi dei nostri pensieri, dei nostri problemi, dei nostri peccati che tante volte pesano su di noi, in modo da situarci davanti a Dio, situarci davanti al Padre che ci ascolta. Questa è la prima condizione. E poi, seconda condizione, è umiliarci davanti a Dio, questo atteggiamento di umiltà, in punta di piede, scalzati, diceva a Mosè,
quella voce che usciva dal roveto ardente. Levati le scarpe, leviti i calzari, perché la terra che tu calpesti è santa. Questo senso della santità di Dio, a cui noi ci avviciniamo, come dice la lettera agli ebrei, non dobbiamo avere timore, come gli ebrei quali davanti al roveto, o meglio davanti alla montagna ardente, avevano paura, una paura che li faceva tremare, adesso invece no. Dobbiamo avere riverenza, per ricordarci che noi ci accostiamo al Signore. Vi è detto, voi vi siete invece accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, all'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti, al mediatore della nuova alleanza, a colui che ci porta alla perfezione, per cui noi ci accostiamo a Dio. Non dobbiamo tremare, però dobbiamo essere compresi della santità di Dio e in punta di piedi, a piedi scalzi, accostarci a Dio con profonda umiltà. E poi disporre il nostro cuore all'amore, alla comunione. Essendo una preghiera comunitaria, dobbiamo essere in comunione gli uni con gli altri, perché basta che ci sia qualcuno che non sia in comunione o sia contraria alla comunione, tutta la comunità ne sente il peso ed è difficile la lode. Allora entrare in comunione gli uni con gli altri, non polarizzando l'attenzione sugli altri e su Dio, polarizzare l'attenzione, ma il cuore deve essere in pace con il prossimo, in pace con tutti. Deve regnare cioè lo Spirito Santo dentro di noi, che spirito di unione. E allora la preghiera sarà ottenuta da Dio, non fatta da noi, fabbricata da noi, no, ottenuta da Dio come dono. Se noi ci prepariamo, se noi ci umiliamo davanti a Dio, se noi siamo in carità gli uni con gli altri, come esige Gesù, quando vi mettete a pregare, perdonatevi gli uni gli altri. E allora il Signore cederà il dono della preghiera, non che noi faremo una bella preghiera, perché la preghiera è il dono di Dio. E accettiamo il dono così come il Signore ce lo dà. Sempre un dono del Signore, e non giudichiamo la preghiera è bella, la preghiera è brutta, non si guarda il dono. Il dono di Dio è sempre buono. Sarà buono per me, questo che per te non dice nulla, ma non è che non dice nulla, perché il dono non vale in se stesso, perché tu non l'hai ricevuto con le mani pure, col cuore contrito, con semplicità, come se ricevi il dono, ossia con quella preparazione con cui si deve ricevere il dono da Dio. Per cui non diciamo che la preghiera è brutta, la preghiera non vale, la preghiera è sempre buona, se è dono di Dio, se è fabbricata da noi, allora va bene, ma se è dono di Dio è sempre buona. E allora, fratelli e sorelle, questa sera con umiltà chiediamo al Signore il dono della preghiera, quello che Lui vorrà, quella parola che Lui ci darà. Non prepariamo mai la preghiera,
non prepariamo mai la parola, Dio ce la dà, prepariamo noi stessi a ricevere la parola, a stare davanti a Dio. Il Signore che ascolta, il Signore ci darà la preghiera, ci darà la parola, e su quella parola noi preghiamo. Succede spesso questo quando soprattutto ci mettiamo a pregare, che ognuno crede di avere la parola di Dio. La parola di Dio deve essere sempre una. È sulla parola del fratello che dobbiamo pregare, non mettere altra parola, quasi che la mia parola è migliore di quella del fratello. Meno che Dio non ci dà una folgore, allora bene. Ma in genere dobbiamo noi agganciarci alla preghiera del fratello e sviluppare nella luce dello Spirito la parola del fratello. E chiaramente in ogni frase della preghiera del fratello, nella luce e nella forza dello Spirito, noi possiamo prendere una parola, e su quella parola lo Spirito potrà ancora suggerirci altre parole. E poi quell'altro fratello che succederà a me prenderà una parola detta da me e svilupperà questa parola, in modo che noi continuiamo nella parola dettata dallo Spirito. Perché se tutti noi mettiamo una parola, può succedere come succede tante volte. Un po' poco succederà domenica, sta succedendo così. Ognuno la diava, cioè ognuno diceva una bella preghiera, bella preghiera. Ognuno diceva la sua. Tutte belle preghiere singolari, ma ognuno pretendeva di dare la bella preghiera. Perché? La sua parola era la migliore, era la più bella di quella del fratello. Se noi abbiamo l'umiltà di accettare la parola del fratello, il boccone del fratello, allora su quel boccone il Signore ci darà cose meravigliose. Per cui sottomettere la nostra preghiera a quella dell'altro, concatenarla con quella del fratello, e allora il buon Dio poi verrà in abbondanza e ci darà una bella preghiera, quella sua. E allora speriamo che il Signore ci dia una buona preghiera, non ben fatta, ma la preghiera che nasce dal cuore e lascia qualche cosa nel cuore, nella nostra vita. Alleluia. Distruggi il male in me, o Dio costruttore, costruisci in me la tua presenza, fatta di luce e di amore. O Gesù, Figlio di Dio che vivi in me, distruggi il mio peccato, costruisci la tua vita dentro di me, sulle maceri del mio peccato. Fuoco di Dio che distrugge, fuoco di Dio che avvampi, illumina la notte, illumina la mia vita e guidami nel cammino del deserto. Il Signore dice questo: vi ho già tracciata la via da percorrere, percorretela. E ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aaron. E allora Dio disse a Mosè:
prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne, convocato alla comunità e alla loro presenza, parlate a quella roccia ed essa vi farà uscire l'acqua. Tu farai sgorgare per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Signore, tu hai dato l'acqua nel deserto. Mosè ed Aronne prese il bastone. Con quel bastone Mosè batté la roccia e dalla roccia sgorgò l'acqua. È una roccia viva, quella roccia è Cristo, è Lui che dà lo Spirito e lo dà in abbondanza, dall'acqua che disseta e che lava, che dà la vita. Quella roccia è viva, parlate a quella roccia ed essa vi sentirà. O roccia viva, Gesù, o roccia viva, fa che noi ti percotiamo con la nostra fede, col bastone. Dal tuo seno l'acqua pura, l'acqua che purifica, l'acqua che disseta, l'acqua che dà la vita nel deserto. Signore, ti preghiamo, metti in mano il bastone a noi, ma che battiamo quella roccia e la roccia si apre e ci dia l'acqua. Abbiamo bisogno dell'acqua, Signore. Abbiamo bisogno dell'acqua, Signore. Moriamo tutti di sete e non ce ne accorgiamo e andiamo a nascondere nel deserto. Signore, ti chiediamo l'acqua questa sera. Dacci l'acqua, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te. Confermo questa parola con la parola in Isaia 55. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. Grazie, Gesù. Non avevamo dubbi sulla tua bontà e sulla tua misericordia, Signore. E noi questa sera confermiamo il nostro credo in te, che sei l'agnello seduto sul trono. Ti vogliamo lodare e benedire, oh Signore, tu che sei la roccia dalla quale sgorga l'acqua viva, che ci rigenera nuova vita, che rinnova la nostra vita, il nostro spirito, la nostra preghiera, il nostro atteggiamento e il nostro stile di vita. Tu ci inviti ad ascoltare te, ad ascoltare la tua parola. Ci dici, porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. Oh Gesù, quanto ti amo. Gesù, io ti adoro. Io ti lodo e ti benedico, Signore Gesù, perché solo tu puoi dirmi queste parole buone. Queste parole che fanno un'alleanza con me, oh Signore, solo tu mi puoi dare gratuitamente di quell'acqua che sgorga dal tuo cuore. Aiutami, oh Signore,
ad allontanarmi da ciò che mi distacca da te, da questa roccia eterna. Io ti voglio lodare e benedire, voglio nuotare in quest'acqua meravigliosa che è il tuo amore, la tua misericordia, la tua grazia, e insieme a questi miei fratelli ti voglio dire grazie Gesù. Grazie Gesù misericordioso, io ti lodo e ti benedico, perché sei Dio vivo in mezzo a noi, il Dio che viene a dissetarci, il Dio che viene a saziarci, e io ti lodo e ti benedico per questo, Signore. Alleluia, lode, gloria e benedizione a te, Signore Gesù. Canto numero 12. Ringraziarti per l'acqua che tu hai donato a noi questa sera, ci hai riversato torrenti d'acqua viva, oh Signore. Siamo andati per tanto tempo vagando qua e là, cercando acqua che non disseta, oh Signore. Abbiamo perso il nostro tempo, ma tu questa sera ci hai invitati e quindi tu ci hai portato le fonti dell'acqua della vita, quell'acqua che disseta, quell'acqua che zampilla dal tuo costato. Abbiamo, Signore, girato, abbiamo girovagato, ma finalmente, Signore, tu ci mostri qual è la fonte, tu ci dici, oh Signore, cos'è che dobbiamo fare, cos'è che dobbiamo comprare, perché spendete il vostro denaro per ciò che non sazia, per ciò che non disseta. E allora, oh Signore, tu ci mostri la roccia viva, quella roccia dove sgorga l'acqua, quella roccia sei tu, oh Signore, e noi ci inchiniamo questa sera alla roccia della vita. Sì, oh Signore, ti ringraziamo, che attraverso te ci avveleriamo, Signore, ci dissetiamo. Prima ai Corinzi 10, 1, 4. La roccia ci segue sempre. Quella roccia è Cristo, come ci dice l'Apostolo nel testo citato ai Corinzi. Una roccia da cui tutti bevevano, e che ancora è qui in mezzo a noi, perché tutti beviamo di questa roccia. O Signore, ti chiediamo di bere a questa roccia sempre. Infatti, non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il deserto, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma nella maggior parte di loro Dio non si compiacque, e perciò furono abbattuti nel deserto. O Signore, ti chiediamo per noi che abbiamo bevuto questa roccia di essere fedeli a te, perché tutto quello che è stato scritto per noi, e come tanti caddero nel deserto pur avendo bevuto la roccia per la loro infedeltà, così anche molti di noi potranno cadere se non rimarremo fedeli ai tuoi insegnamenti nonostante l'acqua della roccia, come è scritto. Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. Non diventate idolatre, come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si è detto a mangiare e a bere,
e poi saltò per divertirsi. Non abbandoniamoci alla fornicazione, come alcuni di loro, e ne morirne 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi, e cadere vittime di serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e cadere vittime dello sterminatore. Tutte queste cose accadono a loro come esempio e sono state scritte per noi, per il movimento nostro, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. O Signore, conclude l'Apostolo, pertanto chi cammina stia attento a non cadere. Signore, noi possiamo cadere nel deserto, potremmo essere vittima dei serpenti, vittima dello sterminatore, potremmo, Signore, essere abbattuti dai nemici, morire se non siamo fedeli ai tuoi comandamenti. Noi che abbiamo bevuto la roccia, noi che ci siamo saziati dalla sete, Signore, ti chiediamo che, siccome queste cose sono state scritte per noi e ci vengono ricordate questa sera da te, che ce le ricordi, facciamo tesoro, Signore, e camminiamo con fedeltà nel deserto della vita, bevendo costantemente la roccia che ci segue, camminando nei tuoi sentieri, non deviando né a destra né a sinistra, osservando le tue leggi. Gloria e gloria a te, Signore.